Ciao e benvenuti su questa nuova puntata di Questa è la mia storia. Questa rubrica tratta storie ma anche esperienze personali su come Cristo può veramente cambiare la vita. Il nostro ospite di oggi è Werner e quindi grazie Werner di essere qui. Danke, dass du hergekommen bist. Gern geschehen. Werner, so che tu hai un'esperienza molto bella e importante da raccontarci, però prima voglio farti una domanda, voglio chiederti com'era la tua vita prima di incontrare Cristo? Also wir wissen, dass du eine sehr schöne Erfahrung hast, uns zu erzählen, aber zuerst wollen wir dich fragen, was war deine Erfahrung, bevor du Christus kennengelernt hast? Meine Erfahrung, bevor ich mich bewusst in eine Beziehung mit Gott hinein begeben habe, freiwillig, war die eines beobachtenden und vielleicht auch bewundernden Kindes und Jugendlichen. La mia esperienza prima di aver conosciuto veramente Cristo, di aver veramente un contatto diretto con Cristo, era più un osservatore e uno che affascinava vedere la Chiesa e i cristiani, sì, questo concetto della vita cristiana. Quindi tu sei cresciuto in un ambiente cristiano? Also du bist in einer christlichen Umgebung aufgewachsen? Jawohl. Sì, sì. Bene, ascolta Werner, so che tu a un certo punto hai fatto un incontro, ma questo incontro con Cristo è stato un qualcosa di progressivo oppure è avvenuto in un momento particolare della tua vita? Also wir wissen auch, dass du eine Erfahrung mit Gott gemacht hast, aber bei deinem Wendepunkt, war das eher so genau, also alles auf einmal oder war das eher so ein Wachstum? Ich glaube, es war immer wieder ein Beginn und Versuch und auch Wunsch habe ich geäußert, so mit Christus jetzt in Verbindung zu treten, persönlich. Vielleicht mal ab und zu mal bin ich wieder in Unsicherheit geraten, aber so gesagt, würde ich dann sagen, es war eher so ein Wachstum, ein Wachsen hinein. Allora, lui dice che era più un crescere, lui ha cercato sempre di iniziare un rapporto con Cristo e tante volte lui è caduto in dubbi, però era più un crescere poi alla fine, fino a quando era stabile con Cristo. Dunque Werner, vedo che ci hai portato molte cose qui oggi, e quindi la domanda che ti faccio è, da dove vengono queste cose? Also Werner, du hast uns diese Sachen hier mitgebracht, aber die Frage ist jetzt, von wo oder was ist das? Also das sind Dinge von meiner abenteuerlichen Mission unter den Inuit, unter den Eskimos, sogenannten Eskimos. Sono oggetti che ho portato dalla mia avventura con gli Eskimo, con gli Inuit, con gli Eskimesi, questo popolo nell'Antartide. Ah, quindi hai avuto un incontro proprio con il popolo degli Eschimesi. Also das ist richtig ein, das ist eine Begegnung mit dem Eskimo-Volk sozusagen. Ja, richtig, ja. Sì, giusto. Cosa ti ha portato lì? Was hat dich dahin gebracht? Kurz gesagt, es war, Gott hat mich gerufen, dahin zu gehen. Per dirla corta, Dio mi ha chiamato per andare lì. Dunque, vedo che qua, ci sono alcune cose, ma ce n'è questa che, ad esempio, è molto caratteristica, molto particolare. Che cos'è? Also, wir haben hier einige Sachen, aber das ist sehr, hat sehr Stil, ist sehr bewundernswert. Was ist das? Also, das sind Requisiten, Jagd. Eine Jagdbrille, oder in der Arktis unterwegs zu sein, wie in alten Zeiten. Also ich habe das beobachtet, was die so angezogen haben, und habe mir das selber nachgebaut, während ich dort war. Allora ho osservato quello che usano questo popolo per andare a caccia. Gli Eschimesi, intendi? Gli Eschimesi, sì. E hanno, loro usano questo tipo di occhiale per proteggersi dal vento. Ed è vento forte. Ah, quindi nell'Artico utilizzano appunto questo per proteggersi dalla... E questa l'ha ricostruita lui dopo che ha visto di quale materiale è fatto e tutto. Ah, perfetto. E suppongo che non sia di plastica.
Und ich denke, es ist nicht aus Plastik. Nein, das ist aus Rentiergeweih. Und es ist wirklich für, man kann es wirklich benutzen, wenn man in der Arktis unterwegs ist, sind starke arktische Stürme und man verhindert, dass der Schnee einem direkt in die Augen geht und so die Pupille einfriert. No, è fatto da un animale, da una renna, dalla pelle di una renna. Viene usato quando vengono queste tempeste di neve nell'Antartide per non far entrare la neve direttamente negli occhi. Quindi è per proteggere il viso? Esatto, per proteggere il viso, sì. Ah, interessante. Questo suppongo sia un qualcosa riguardo al collo. È interessante. Ich denke, das ist jetzt irgendwas für den Hals. Ja, das ist von meiner Jacke. Das habe ich abmontiert, als ich in Europa eingereist bin. Das hatte ich an meiner Jacke. Also als ich aus der Arktis zurückgekommen bin, war es sehr kalt und ich habe meine Eskimo-Jacke angehabt bis nach Kanada und dann habe ich es weggemacht. Quando lui ritornato dall'Antartide, aveva messo questo, ce l'aveva così come ha fatto vedere nella giacca, però poi quando è arrivato a Canada se l'ha levata dalla giacca. Ho capito, ho capito. Dunque, vedo che tutti questi oggetti sono principalmente fatti con animali e quindi la domanda che ti faccio è come hai potuto, quale cambiamento c'è stato principalmente nella tua vita una volta che sei giunto nell'Artico? Wir sehen hier, das ist eigentlich alles aus, ja, aus Tieren hergestellt. Was für eine Veränderung hattest du, als du dieses Erlebnis ja, in der Arktis hattest dann? Ich hatte schon immer den Wunsch, mit Gott konkrete was zu erleben. Avevo sempre il desiderio di lavorare con Dio qualcosa di concreto, di vivere con Dio un'esperienza concreta. Und ich bin ja von Kind auf sehr naturverbunden. Ich bin aufgewachsen in einem malerischen kleinen Dorf. Mein Vater hat mir die biblischen Geschichten in der Natur zum ersten Mal erzählt und das hat mich sehr geprägt und mich zieht es in die Natur und später habe ich auch begonnen, diese Naturvölker lieb zu gewinnen und ohne zu wissen, dass ich einmal gerufen werde als Missionar, habe ich es mir doch innerlich gewünscht. Allora, lui da piccolo ci piaceva sempre la natura. E anche suo padre, quando gli raccontava le storie della Bibbia, le raccontava tramite la natura sempre. Sì, lui già ha incominciato a amare questi popoli che vivono solo nella natura, questi, sì, queste, gli eschimesi. Tipo eschimesi, ci sono pure altri popoli che vivono in diversi posti. Sì, lui già aveva sempre questo desiderio di lavorare con loro, già da bambino, senza sapere che un giorno sarebbe stato un missionario che va... poi nell'Antartide.